6. Una decina di minuti dopo suonò la campana per il tè e vedendo che Virginia non scendeva, la signora Otis mandò uno dei domestici a chiamarla. L'uomo fece ritorno dopo un po' e disse che non era riuscito a trovare la signorina Virginia da nessuna parte. Dato che la piccola aveva l'abitudine di uscire in giardino ogni sera a cogliere fiori per la tavola, la signora Otis sulle prime non si allarmò più di tanto. Ma quando suonarono le 6 e Virginia ancora non era comparsa, cominciò ad agitarsi e mandò i ragazzi a cercarla di fuori, mentre lei stessa e il signor Otis controllavano ogni stanza della casa. Alle 6:30 i ragazzi tornarono e dissero che non avevano trovato tracce della sorella da nessuna parte. Erano ormai tutti molto preoccupati e non sapevano cosa fare quando il signor Otis si ricordò all'improvviso che alcuni giorni prima aveva dato ad un gruppo di zingari il permesso di accamparsi nel parco. Di conseguenza partì subito per Blackfell Hollow, dove si trovavano gli zingari, accompagnato dal figlio maggiore e da 2 garzoni di fattoria. Il piccolo duca di Cheshire, letteralmente fuori di sé dall'angoscia, l'implorò disperatamente di poter venire, ma il signor Otis non glielo permise, temendo che ci sarebbero stati tafferugli. Giunti a destinazione, però, videro che gli zingari se n'erano andati ed evidentemente in gran fretta, poiché il fuoco era ancora acceso e c'erano alcuni piatti abbandonati sull'erba. Dopo aver incaricato Washington di perlustrare la zona insieme ai 2 uomini, corse a casa e mandò telegrammi a tutti gli ispettori di polizia della contea, avvertendoli di cercare una fanciulla rapita dagli zingari o dai vagabondi. Ordinò poi di portare fuori il suo cavallo e, dopo aver convinto la moglie e i 3 ragazzi a mettersi a tavola, cavalcò verso Ascot insieme ad uno stalliere. Aveva percorso sì e no un paio di miglia, tuttavia, quando sentì qualcuno che galoppava alle sue spalle e, girandosi, vide il piccolo duca sul suo pony, rosso in viso e senza cappello. «Mi dispiace molto, signor Otis», disse il ragazzo ansimando, «ma non posso mangiare finché non troviamo Virginia. La prego, non si arrabbi con me. Se ci avesse permesso di fidanzarci l'anno scorso, questo guaio non sarebbe successo. Non mi farà tornare indietro, vero? Non posso farlo. Non tornerò!» Il ministro non poté fare a meno di sorridere al bel giovane scavezzacollo e fu alquanto toccato dal suo attaccamento a Virginia. Così, sporgendosi dal cavallo, gli diede delle pacche affettuose sulle spalle e disse «Beh, Cecil, se non vuoi tornare indietro, immagino che dovrai venire con me, ma dovrò comprarti un cappello ad Ascot». «Oh, al diavolo il cappello! Voglio Virginia!» gridò il piccolo duca ridendo e ripartirono al galoppo verso la stazione ferroviaria. Una volta arrivati, il signor Otis chiese al capostazione se avesse visto qualcuno che rispondeva alla descrizione di Virginia, ma non ebbe notizie della piccola. Il capostazione, tuttavia, telegrafò a tutte le stazioni lungo la linea e gli promise che avrebbero tenuto gli occhi aperti. Dopo aver comprato un cappello per il piccolo duca in una merceria che stava per chiudere proprio in quel momento, il signor Otis partì alla volta di Bexley, un villaggio distante circa 4 miglia, che aveva saputo essere un famoso ritrovo di zingari, dato che nelle vicinanze c'era un ampio terreno libero. Qui svegliarono la guardia campestre, ma non ebbero informazioni, e così, dopo aver perlustrato la zona, girarono i cavalli e tornarono verso casa, raggiungendo il castello attorno alle 11 di sera, stanchi morti e quasi disperati. Trovarono Washington e i gemelli che li aspettavano al cancello con delle lanterne, dato che nel viale c'era buio pesto. Non era stata trovata nessuna traccia di Virginia. Gli zingari erano stati individuati nei campi di Broxley, ma la piccola non era con loro e quelli avevano spiegato la propria partenza frettolosa dicendo che avevano sbagliato la data della fiera di Chorton ed erano partiti in fretta e furia per paura di arrivare in ritardo. Anzi, erano rimasti molto dispiaciuti di sapere della scomparsa di Virginia, dato che erano assai grati al signor Otis che aveva permesso loro di accamparsi nel suo parco e in 4 si erano fermati a dare una mano con le ricerche. Era stato setacciato lo stagno delle carpe e l'intero castello perlustrato, ma senza risultati. Era chiaro che almeno per quella notte Virginia non sarebbe stata trovata e fu in uno stato di profondo sconforto che il signor Otis e i ragazzi rientrarono in casa, seguiti dallo stalliere con i 2 cavalli e il pony. Nell'atrio trovarono un gruppo di domestici spaventati e distesa su un divano della biblioteca c'era la povera signora Otis, fuori di sé dal terrore e dall'angoscia, cui la domestica bagnava di tanto in tanto la fronte con dell'acqua di colonia.
Il signor Otis insisté subito perché mangiasse qualcosa e ordinò la cena per l'intera famiglia. Fu un pasto malinconico, durante il quale non parlò quasi nessuno. Persino i gemelli erano taciturni e desolati perché volevano molto bene alla sorella. Quando ebbero finito, il signor Otis, nonostante le suppliche del piccolo duca, li fece coricare tutti, dicendo che quella notte non c'era nient'altro da fare e che la mattina successiva avrebbe telegrafato a Scotland Yard perché mandasse subito degli investigatori. Mentre uscivano dalla sala da pranzo, l'orologio della torre cominciò a suonare la mezzanotte e, arrivati all'ultimo rintocco, si udì un boato ed un grido improvviso, acutissimo. Un terribile fragore di tuono scosse la casa, una melodia sinistra aleggiò nell'aria, un pannello in cima alla scalinata volò via con un gran fracasso e sul pianerottolo comparve Virginia, bianca e pallidissima e con un piccolo scrigno in mano. In un attimo furono tutti da lei. Il signor Otis la strinse ardentemente fra le braccia, il duca la ricoprì di baci e i gemelli eseguirono una furiosa danza guerresca attorno al gruppo. «Santo cielo, figliola, dove ti eri cacciata?» domandò il signor Otis furibondo, pensando che avesse voluto giocare loro un brutto tiro. «Io e Cecil ti abbiamo cercata dappertutto e tua madre si è spaventata a morte. Non devi più farci di questi scherzi». «Solo al fantasma, solo al fantasma!» gridarono i gemelli saltellando qua e là. «Tesoro, grazie a Dio ti abbiamo ritrovata. Non devi più allontanarti da me», mormorò la signora Otis baciando la fanciulla tremante e lisciandole i biondi capelli arruffati. «Papà», disse Virginia sommessamente, «sono stata con il fantasma. È morto e devi venire a vederlo. È stato molto malvagio, ma era davvero dispiaciuto per tutto quello che ha fatto e prima di morire mi ha dato questa scatola di bellissimi gioielli». Tutta la famiglia la guardò sbigottita, ma la piccola era calma e seria e girandosi li condusse dentro l'apertura del rivestimento di legno e lungo uno stretto corridoio segreto, mentre Washington li seguiva con una candela accesa che aveva preso dalla tavola. Giunsero infine davanti ad una grande porta di quercia tempestata di chiodi arrugginiti. Quando Virginia la toccò, quella ruotò su pesanti cardini e si ritrovarono in una bassa stanzina dal soffitto a volte, con una piccola finestra a grata. Conficcato nel muro c'era un enorme anello di ferro, al quale era incatenato uno scheletro scarno disteso sul pavimento di pietra. Sembrava cercasse di afferrare con le dita rinsecchite un piatto di legno e una brocca antiquati, che però erano fuori dalla sua portata. Era evidente che la brocca aveva un tempo contenuto dell'acqua, poiché era rivestita al suo interno di muffa verde. Sul piatto non c'era nient'altro che un mucchio di polvere. Virginia si inginocchiò accanto allo scheletro e, congiungendo le piccole mani, cominciò a pregare in silenzio, mentre gli altri osservavano stupiti la terribile tragedia di cui avevano appena appreso il segreto. «Ehi!» esclamò ad un tratto uno dei gemelli, che stava guardando fuori dalla finestra per capire in quale ala del castello si trovasse la stanza. «Guardate, il vecchio mandorlo secco è fiorito! Riesco a vedere i fiori al chiaro di luna!» «Dio l'ha perdonato», disse Virginia solennemente, alzandosi in piedi, il volto rischiarato da una luce bellissima. «Che angelo sei!» gridò il giovane duca, e mettendole un braccio attorno al collo, la baciò.